è solitamente legabile. Oggi vi mostro come semplicemente bisogna lavare le gabbie con tutti gli accessori di appunto di ogni singola gabbia. Io solitamente lo faccio 2-3 volte l'anno, però ecco, laddove possibile, chi ha meno gabbie riesce a farlo molto più spesso, sarebbe l'ideale, cioè una volta ogni 2 mesi sarebbe perfetto. Comunque le bacchette, tutto ciò che sta all'interno delle gabbie, ecco, sostituirlo di volta in volta, tenerlo nella cucina o meglio nella candeggina più economico, e in ammollo 24 ore e poi uscirlo è la cosa ideale, e senza usare nessun altro tipo di prodotto, diciamo che la candeggina è la cosa migliore. Io la utilizzo da anni e va benissimo. Praticamente ora mi accingo a lavare tutta questa parete di gabbie, quindi ora devo svuotarle completamente di ogni accessorio e poi passarli di là. Allora, così come vi dicevo, io in maniera abbastanza spartana lavo le gabbie. Utilizzo uno sgrassatore, uno di quelli più comuni, anche abbastanza economici, insomma, l'ho pagato 1 euro stamattina. Spugnetta retina, la classica spugnetta che si utilizza per i piatti. E quindi, spruzzo l'intera gabbia, eliminati gli accessori, tutto quanto. Spruzzo l'intera gabbia di questo sgrassatore. Lavo semplicemente con acqua fresca e quindi spazzolo appunto con la retina l'intera gabbia e dopo la sciacquo con la pompa in questo modo, così tranquillamente, e la gabbia è come nuova, pulita e non ci sono problemi. Naturalmente questo io lo faccio, per quanto mi riguarda, lo faccio un paio di volte l'anno, prima e dopo la cova, perché durante la riproduzione le gabbie si sporcano in maniera esponenziale, i piccoli, i muri, insomma, si sporca abbastanza un bel po'. Quindi non appena termina la riproduzione io faccio il lavaggio un po' di tutto quanto, dai muri a tutta quanta l'attrezzatura, e poi lo faccio appena prima di ripartire la riproduzione. Quindi oggi 1° febbraio sto cercando di lavare un po' tutte le gabbie, sicuramente non riuscirò a farlo tutto in una giornata perché sono 70 polieri, ricordo, e quindi nei prossimi giorni sicuramente le riuscirò a far tutte. E però alla fine, vedi, vengono pulite, vengono, vabbè, le mie poi sono laccate, quindi lo sporco lo si evidenzia particolarmente ancora prima, quindi sono costretto, fra virgolette, a lavarle un paio di volte all'anno. Però laddove voi avete poche gabbie e riuscite a farlo un po' più spesso, non fa male, il canarino va tenuto sempre pulito, sempre ordinato, sempre le bacchette possibilmente una volta a settimana, 8 o 10 giorni, metteteli in ammollo nella candeggina, cercate di tenerle sempre belle pulite, perché il problema è dietro l'angolo, può nascere all'improvviso, quindi è meglio avere sempre tutto pulito e ordinato, sarebbe insomma la cosa ideale.
questa è la stanza dove appunto c'è tutti i trofei e che la utilizzo appunto quando dobbiamo fare dei lavaggi, e la utilizziamo appunto per lavare tutte le gabbie. Quindi ho effettuato il lavaggio delle gabbie. Oggi abbiamo completato questa intera parete, quindi sono tutte belle lavate, pulite, tutto quanto. Ora ci tocca fare un bel lavaggio al muro e poi rimontare tutto quanto. Ci sono sempre i maschietti da soli in attesa di appunto di andare in queste gabbie qua, in queste voliere. Stanno molto, al giorno faremo tutto quanto. Altra cosa che vi volevo mostrare è come io divido i singoli attrezzi, no? Quindi porta ossa di seppie e posatoi da una parte, e porta bicchierini e mangiatoie piccole dall'altra, sempre nella candeggina. E poi naturalmente le sciacquo qua nel lavandino e poi le metto così ad asciugare. Quando sono completamente asciutti, quindi 24 ore, 48 ore, li posso già sostituire con quelli sporchi. Quindi di volta in volta li sostituiamo in questo modo. Ora, come vedete, praticamente mi sto accingendo a rifare l'impianto dell'acqua, perché praticamente io una volta l'anno sostituisco tutti i tubi dell'acqua, no? Questi sono i beverini che sono in alto, che metto in alto, e questo è naturalmente il tubo dell'impianto. Io l'impianto lo metto dietro la correntina, praticamente alle spalle di questa barra che regge le gabbie, e poi dai fori che sono qua, che prima reggevano le lamiere per il sistema carta, da questi fori faccio uscire il tubicino dell'acqua, in modo che, come vedete, in questo caso sono a scomparsa. Questo è il tubo dell'acqua, praticamente uno sta qua e l'altro sta qua, sempre in voliera, ed escono appunto dal retro della gabbia. Così sono a scomparsa e le gabbie sono belle uniformi. Dobbiamo curare il loro benessere, curare il loro stare bene, e con la pulizia, secondo me, riusciamo ad ottenere ottimi risultati se siamo costanti nel tempo. Quindi avere un uccellino, un canarino, non è semplicemente prenderlo, metterlo in gabbia lì e basta, è prendersene cura, riuscire a farlo, a donare loro il meglio della vita, avendo anche, secondo me, una gabbia abbastanza capiente per farlo stare bene, per fargli volare nei giusti spazi. Altrimenti, insomma, rendiamo la vita loro abbastanza negativa, se vogliamo. Quindi ecco, impegniamoci in questo, così
riusciamo anche a farle stare bene, ma sicuramente a me non mi capita così, se stanno bene loro sto bene anch'io, quindi è positiva come cosa. Quindi oggi siamo impegnati, ecco, nel lavaggio di tutte queste gabbie, e a presto lo faremo anche per tutti, così loro fanno sempre meglio, insomma. Ciao, a presto, ciao ragazzi.